Ciao a tutti ragazzi e bentornati per questo nuovo video. Vi consiglio di guardare prima come ho montato il primo MOSFET e oggi andiamo a montare finalmente il secondo, quello che praticamente va a supportare la scheda madre per quanto riguarda l'estrusore, questo qui per il BED e questo qui per l'estrusore. Come l'altra volta cerco di essere molto semplice nelle spiegazioni e farla abbastanza facile. L'alimentazione principale arriva nel primo, da questo si va sulla scheda madre originale. In più, cosa abbiamo dovuto fare? Abbiamo dovuto portare l'alimentazione anche a questo, quindi abbiamo creato un terzo ponte che praticamente va a portare qui tre positivi e tre negativi nello stesso punto. Qua abbiamo l'ingresso del bed. E questi due rossi invece che vedete qui sono quelli dell'estrusore, dove c'è scritto hot bed. Ok, molto semplicemente dobbiamo andare a togliere questi due cavi che erano montati nel secondo, il secondo, non il primo e non l'ultimo che è quello dell'alimentazione, ma il centrale. Dal centrale andiamo a togliere questi due cavi, uno e due rossi. E andiamo a mettere qui. Poi crimpiamo gli altri cavi che abbiamo comprato e che trovate sempre in descrizione come link, che sono 14 AVG questi, ma li potete trovare tranquillamente da 18, eccetera, eccetera. Costano pochissimo, vi consiglio di usarli perché sono molto più resistenti alle temperature, e dato che questa macchina è un po' particolare, una cinesata pazzesca, vi consiglio di spendere qualche soldino per proteggerla. Li crimpiamo e li portiamo appunto dove avevamo già inserito l'alimentazione principale. Praticamente da qua l'alimentazione fa riscaldare questo col bed e farà riscaldare questo con l'estrusore. Questo è quanto, questa parte qui è molto più semplice. Questo è quello che dà il comando all'estrusore di riscaldare e va messo appunto al posto di quei due cavi rossi nella parte centrale. Questa qui, ok? Non è importante la polarità né in questo qua di fianco, nemmeno qui e qui. È importantissima la polarità solo qui, dove potete vedere che l'alimentazione ha il positivo e il negativo, che è quello che parte da praticamente dal di là, dove c'è l'alimentatore, e fa il giro tramite questi. In questo modo cosa facciamo? Portiamo via dalla scheda madre lo stress del riscaldare il bed dell'estrusore. In questo caso, se dovesse andare male qualcosa, si rovina uno di questi che costa 8 euro, piuttosto che rovinarsi la scheda madre, che da buttare dopo costerebbe una cosa tipo 50-60 euro su GearBest, quindi la stampante per un mese e mezzo almeno non la vedete più.